Uno non può pensare bene, amare bene e dormire bene se non ha mangiato bene. La cucina di un bistrò. Tre giurati dai palati molto esigenti. Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Salve amici della 7D, nuova puntata di Cuochi e Fiamme, quindi nuove ricette, un sacco di curiosità, la stessa e immancabile, puntuale, precisa, pignola, preparatissima giuria. Fiammetta Fadda in primis! Con il nuovo taglio di capelli Fiammetta, straordinario. Mi piace? Pazzesco, mi piace? Pazzesco. Riccardo Rossi! Buongiorno, buonasera, grazie. Chiara Masi, la nostra blogger. Simone Ruggiati! Per ora resiste anche il conduttore. Oggi si sfidano Alessandra da Roma e sempre da Roma Lorenzo. Due giovani in cucina, ci piace. Allora, ripeto un po' le regole. Quattro sfide, la prima non dà punti. Chi la vince però sceglierà il tema, il piatto, l'ingrediente della prova successiva. Quindi ha un po' di vantaggio. Serve soprattutto anche a prendere confidenza con le nostre postazioni. La prima è di manualità. Questa è manualità allo stato puro. Dovete fare il couscous. Ovvero, partendo dalla semola. Quindi semola, grossolana e acqua, e con tanto di manine si fa una sorta di sabbiatura. Vi do 2 minuti soli per farlo, ok? Ne basta anche pochino, però preciso, omogeneo. Via! Amici di Cuochi e Fiamme, da che cosa si capisce che siamo arrivati alla 1350esima puntata? Dallo sguardo di Simone Ruggiati quando sa che quando comincia a dire: questo è quello che si fa la mattina con le mani, l'acqua in cucina, signor. E guarda me però! E guardi me! In che senso? Perché ti viene un po' da ridere, un po' da piangere, un po' sei schifato, un po'. C'hai tutto su quella faccia quando mi guardi ormai. No, sì. Stai per. Non lo so cosa dice, perché non sempre lo capisco, lo so. Gli dico sì. Però ti guardavo per un motivo, perché sto pensando il tuo stile di cucina, che è questo. Il lancio. Sì, esatto. Vai, sai, la pasta. Sì, sì. Con la signora che invece sta lì tranquilla col suo grembio addosso. Quindi sai la radio. Mi servirebbe per la meditazione. A te veramente. A me servirebbe tantissimo. La creatività è molto importante. Lo so. Caricato un pianale di 25 kg di semola in casa. Sì, me lo consegnate. E mi guardi che fa. Sì, però sto pensando a Riccardo con il grembiulino, la bandana in testa. Sì, sai quel grembiulino, quello proprio che col pizzetto. Sto lì sabato mattina che proprio mi vedo che esco dal letto, meno male oggi c'ho da preparare 4 chilate di couscous. Pensalo con le pattine rosa che gira così per casa. Si vede che è tanto che lo fa il couscous, eh? Proprio anni e anni e anni. Sinceramente, sai che forse io l'ho fatto una volta perché ero ospite a una festa il couscous e mi hanno fatto provare, ma diciamo che non è proprio la mia attività mattiniera, diciamo così. Però è bello perché c'è una sorta di tradizione così, 10 secondi, sentita, poi mettono la couscousiera bella in terracotta, smaltata, sul vapore, insomma. E poi chiamano un'orchestra a suonare tutti i temi. Eccetera. Tutte le mattine. Ecco, molto comodo, è molto facile. 3, 2, 1, stop. Dovete sempre porre la vostra creazione sull'alzata. Non sarà facile giudicare. Non sarà facile, potete, cioè dovete secondo me anche toccarlo un po'. Io mi fido delle ragazze perché questo è più umido e più, diciamo, questo è più umido, quindi è migliore. Più umido questo qua, siamo molto incerti. Vedi. Fai una cosa anche tu.
Allora, scusa, se uno dice una cosa e uno un'altra, io dico un'altra. Vai, va bene, quello, quello che dice Simone Ruggia. Ma guarda. Lorenzo, mi sta... Lorenzo. Farrotto o pasta con il gorgonzola? Attenzione. Può cambiare la puntata, eh? Pasta con il gorgonzola. Beh. Yes! Yeah! Ormai sono guidate le scelte. Sì, sì. È la pasta con il gorgonzola, il piatto base per la prova di abilità. Pasta con il gorgonzola. Allora, è un po'... cioè, vinci facile con la pasta con il gorgonzola. L'importante, secondo me, è che sia anche un pochino elaborata. Cioè, se fate le penne col gorgonzola, buone, ma... deve essere un pochino ricettato il piatto, anche forse un po' alleggerito. Poco. Cioè ci deve essere il gorgonzola, ma deve far parte di un piatto di senso finito. Per farlo dovete fare la spesa, 30 secondi, prendete tutto, altrimenti il campanello lo usate per tornare dentro, anziché avere il mio aiuto. Vi ho detto tutto, via! Io vado... Dove? Qua, dalla ricetta che sto pensando. La facciamo così, molto, molto alleggerita. Allora... prendete della calamarata, che sarebbe diciamo il mezzo pacchero, poi tre zucchine di quelle chiare e piccole, due cucchiai circa di pinoli, un cucchiaio di pecorino romano grattugiato e poco gorgonzola, diciamo 100-120 grammi al massimo. Prendete di quello bello morbido, non stagionato, si scioglie meglio. Dopo vi do la ricetta. Facile facile, proprio banale quasi. Allora, di qua abbiamo stop al tempo, gorgonzola, ovviamente datteri freschi, castagne bollite, pasta, quindi farai una pasta ripiena o una tagliatella. Di qua invece facciamo i conchiglioni già sbollentati, zucca cotta al forno e farina di mais. Di qua lo capisco, va in forno dopo? Vabbè, lo vediamo, avete 10 minuti per farlo, via! Allora, vi dico sempre la stessa cosa iniziale che, Riccardo, l'acqua? È sciava! Grazie. Allora... cara la mia Alessandra, che ci fai? Stop, allora, sale, basta. Dei conchiglioni con un ripieno di crema di zucca, serviti su una fonduta di gorgonzola. Ok, quindi l'abbinamento è perfetto perché la zucca è tendente al dolciastro, è già cotta, quindi dà cremosità. Il gorgonzola, essendo anche erborinato, ha un finale anche un pochino forte in gola, effetto piccantino. Tu poi carichi con... l'asso di briscola mettendo anche la paprika piccante. Metto la paprika nella farina di mais. E che ci fai con la farina di mais? Ci impano i conchiglioni che poi friggerò. I conchiglioni a metà cottura li stai risbollentando. Quindi adesso li dovrai scolare un po' prima di farcirli perché scotteranno. Esatto. Dentro ci metti la farcia di zucca che stai preparando, zucca e gorgonzola insieme. No, farò una zucca rosolata in padella e un olio aromatizzato. Metti sulla fonduta che si scioglie da sola. Sì. Te l'ho anche proprio... ok, voglio capire questo, come fai a friggerli chiudendoli? No, non li chiudo, li lascerò aperti. E quindi dopo aspetta, friggi il conchiglione senza ripieno? Esatto. Okay. E poi lo friggi. Giusto, non la sappiamo noi. Ah, hai ragione. Ok, Lori, io, che ravioli. Fai? Mettendoci dentro che cosa? Datteri e castagne con un po' di panna per dargli morbidezza. E poi tutto con un sugo di una crema di gorgonzola e panna. Allora, ti posso dare un consiglio? Sì. Tu stai sedendo la pasta che ci vuole un po' di tempo. Però se nel frattempo ti metti il pentolino col gorgonzola e la panna, quello va da solo e te lo trovi pronto. Se poi metti i datteri all'interno, tu devi anche togliere il nocciolo. Sappi che hai il campanello, Sembrate due fratelli, eh? Allora, Simo, aspetta, Simo, mi sgusci datteri e mi fai la farcia di raviolo. Va bene, ok, vai. Allora, no, lo faccio, sai perché? Perché secondo me è meglio utilizzarlo nella prima sfida, l'aiuto. È un consiglio che ormai, dopo un po' di puntate, da veterano, posso dire. Perché uno non capisce che i 10 minuti volano, perché sono realmente 10. Allora, dimmi le proporzioni, metà e metà? Sì, metà e metà. Quindi ne facciamo 4-5, quindi... un altro datter e poi tutte le castagne. Ok, e mi serve questa. Allora, prima, mentre stavo entrando in studio, le mie autrici mi hanno detto che sembra un capitano, il quarterback di una squadra di football americano. No, sai quelli delle Baywatch.
Oh, beh, sì, sei un po' il classico sì, sì, giovane sì, americano. È vero. Invece pensa a De Garbante. Invece che fai, Lorenzo? No, faccio il commesso in un negozio. Di? Tutto vestiario sportivo. Ah, ok. Sì, sì. Americano. Americano. Ah, sì? Sì. Ok. No, questo non lo sapevo, l'ho tirata lì. No, no, questo è americano, americano. Ok, e passione per la cucina da cosa deriva? Dal fatto che gli amici venissero a casa per studiare per i compiti del giorno dopo, 20 compagni di classe, pasta per 20 persone. 20? Tu in casa hai il padellame per fare la pasta per 20? L'ho rimediato col tempo. E quindi niente, i compagni venivano a casa per studiare, io cucinavo per tutti i compagni. Quindi da là è partita la... Quindi tu sei bocciato e loro si sono ingrassati e passati con 100, no? Sì, infatti. Senti, quella lì va da sola. Curati la pasta, che siete a metà sfida. Dai, e infarinala, se no ti tagli anche il tagliere. Allora, di qua stiamo scolando la zucca in un fondo di olio, salvia e rosmarino. Molto sì. Bene. La fondutina sta andando da sola. Tu questa l'andrai a schiacciare poi dopo, no? Sì, allora, magari mi aiuterai tu. Ok, ma tu usi tutto quest'olio qua? No, in realtà no, ma... Allora, ti faccio vedere come si fa a casa. Davanti alle telecamere è brutto, però a casa si fa. E qua siamo a casa. Guarda, ti accorgi che ho messo troppo olio? Fai così. Metti la carta. Fai impregnare bene l'olio in eccesso. E poi la butti. È veramente tanto quello. Lo sai che mi ha dato una dritta che ti giuro che a me casca... L'olio certe volte casca senza volerlo. Sì, certo. Perché la bocca dell'oliera di Riccardo è così. È vero. Esatto. Se poi devi saporirla bene, se la schiacci un pochino così, ti prende molto meglio il sapore, ok? Allora, io vado a finire la mia ricetta, che era semplicissima, perché si fa una sorta di fondutina utilizzando anziché la panna le zucchine. Quindi si porta in ebollizione l'acqua per la pasta. Intanto si tuffa nella stessa acqua appena salata la zucchina pulita, spuntata, e questo tipo di zucchina, quelle chiare e piccole, sono un po' più sode, sono ottime per fare le creme, rimangono anche belle verdi. Appena sono al dente, quindi 3 minuti circa, le scolo, le metto in un mixer a immersione, così in purezza. Le frullo con un goccio di extravergine, un pochino di sale appena appena e un pochino di pepe nero. Ci metto il gorgonzola, le lascio lì 2 minuti in modo che il gorgonzola si allenti e poi frullo ancora in modo da creare una sorta di crema di formaggio e zucchine. Ci sarà molto sapore, ma sarà anche un pochino stemperato dalla dolcezza e dall'acquosità delle zucchine stesse. Ci metto anche i pinolini che mi danno un po' di croccantezza, meglio ancora se li tritate al coltello, così rimane proprio una granella. Con questa sorta di crema densa, pesto di formaggio e zucchine, ci andate a condire la calamarata. Potete farlo in padella in questo caso, non a freddo come si fa con il pesto, perché niente perderà colore. Una spolverata di pecorino per servire e sarà pazzesca. Mi raccomando, attenzione al sale e al pecorino a seconda del grado di stagionatura del gorgonzola. Più è stagionato, meno sale, meno pecorino. 3 minuti e mezzo alla Eila. Ci provo a venire da voi, ma... Eila. Che faccio? Avrei bisogno di passare al mixer questo. Schiacciali bene quei ravioli, Lorenzo, sono alti. Passiamo al mixer? Sì. Ok, facciamo una cremina? Sì. Ok, per così poco. Abbastanza consistente. Lui. Allora, siamo fidanzati? Diciamo di sì. Diciamo di sì, che vuol dire? Lo che lui non lo sa. Che forse lui non lo sa, io. Aspetta che ci arriviamo. Posso spegnerti la fonduta che è pronta, sennò ti si disgrega? Grazie. E poi te la frusto un pochino così diventa cremosa. Allora, intanto lui ha un nome? Sì. Dai, facciamo, Emiliano. Facciamo un si chiama Emiliano. Emiliano. Quindi tu gli stai dietro. Noi ci conosciamo da tantissimi anni, abbiamo studiato insieme. Ah, la famosa storia degli amici di scuola che poi esatto. Uno perde la testa per l'altro e non sa come dirglielo. Esatto. Emiliano è cotta! È cotta! ma lui lo sa, infatti si approfitta di questo. Magari lui è di che segno è? Gemelli? No, è della Vergine. Allora, guarda che bel piattino che ci sta facendo Alessandra. Ha stracotto il conchiglione e la passata nella farina di mais mischiata con la paprika per dare colore e anche un pochino di piccante. Io ho appena frullato una crema di zucca fatta semplicemente con la zucca cotta al forno, risaltata in un fondo di olio, rosmarino e salvia. Grazie. Così, ma tu vuoi passare... Ah, ok, sì. Vuoi proprio senza nessun pezzetto di erborinato dentro, senza nessuna muffa. Ci hai messo anche la salvia dentro? Sì. Allora, devo dire entrambi che vi state giocando bene le parti tecniche, vi siete giocati male il tempo però, perché mancano 10 secondi. Ah no, attenzione, avevo detto 11 minuti, ho sbagliato, manca un minuto intero.
un minuto intero. Allora, vengo da voi? Ciao, allora, guarda, io ho una notizia da dare straordinaria, è una rivelazione in anteprima. Fiammetta ne ha già parlato. Registrate, mi raccomando. Fiammetta ne ha già parlato in un suo articolo, in una sua rubrica. Io ho inventato un nuovo tipo di formaggio. È una cosa meravigliosa, come tutti i grandi inventori, ovviamente è stata anche un po' una scoperta. Fiammetta lo sa. Io praticamente ho lasciato un anno e mezzo una bella del formaggio, del pecorino, del parmigiano messi insieme, si sono rimasti un innesto. Lì, un innesto. Hanno chiacchierato molto tempo, intanto lo guardavo con l'occhio del padrone che come sai ingrassa l'animale, ci sono sviluppate delle spore, dei funchi, delle cose, è diventata una cosa che come aprivi c'era un ruggito. Tuttavia, io ho preso questa nuova creazione, ci ho saltato delle penne dentro, ho detto ai miei amici, ecco penne le penne funghi. Gorgonzola, penne funghi. Tutti, ma che buone, sono morti tutti, no, yeah. Questo per dirvi, perché mi allontano, perché ha fatto un articolo su questo. Possiamo dire, Simone, che quando uno compra il gorgonzola lo deve guardare, ecco, e quindi consiglio per gli acquisti, se sa di ammoniaca, perché la muffa è passata la muffa, non bisogna comprarlo, lasciateglielo lì. E infatti sapeva, ho capito che era proprio ammoniaca. Stop al tempo, Chiara, velocissima. È velocissima, ma lo Redus, cioè gnocchetti piccolissimi, veloci da fare col gorgonzola fatto a fondutina, pere, noci, vabbè, classicissimo. Stop, stop. Piatti sull'alzata, bravi, 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 bravi. Mai nessuno ne fa quattro, nemmeno se il piatto lo l'avevo preparato. Io sono quattro. Bravo. Guarda, era tipo sto colore qua. Che bello. Ma guarda che bei piatti, ragazzi. Bravi, bravi. Allora, piatto di Alessandra, ha un nome fantasioso o no? No. Conchiglione fritto ripieno di crema di zucca su fonduta di gorgonzola. Esatto. Questo piatto si chiama Se Emiliano sapesse. È ottimo. Se Emiliano sapesse, è vero. Giusto per non citarlo, no? Allora, è davvero ottimo perché il conchiglione è stato fritto molto bene, quindi rimane un contenitore molto croccante. All'interno crema di zucca buonissima e ben saporita, e il gorgonzola non è neanche invasivo in questo caso, perché essendo fondutina sotto decidi tu alla fine quanto prendere e quanto volendo mettere anche insieme alla crema di zucca. Davvero molto buono e presentato benissimo. Hai capito? Simone, bravo. Rimedi del pane, per favore. Che questa crema, certo, mica te la vorrei mangiare a te. Sono io il giurato. Non dico niente. Colore plombeo della crema. Buono. Poi l'idea del conchiglione fritto, già l'hai detto te, mi sa. Una bella idea. È buono. Pane? Prendo il pane. Visto che è leggero, no? Sì. La fonduta è di gorgonzola e panna? Ho rosolato un po' di foglie di salvia in una noccina di burro e poi ho messo il gorgonzola piccante e un po' di panna liquida. Non si fa tanto, eh? Allora, Delia, tu hai messo insieme il gorgonzola, il piccante, con la dolcezza della zucca per contrastare. È molto buono, è molto goloso. L'unica cosa che avrei fatto, avrei servito separatamente le due cose, in maniera che uno potesse pucciare dentro, perché c'è il rischio che si ammorbidisca tutto per la croccantezza. È un'ottima critica, ci avevo pensato appena ho portato il piatto. Qua andiamo. Allora, posso dire, intanto bravi entrambi perché il tema c'è tutto, tutto si vede. Così dovrebbe. La stesso tipo di fonduta, magari senza rosolarci la salvia, con il gorgonzola dolce, se non sbaglio. No, piccante anche il tuo. Tutte e due piccanti. Bene. Lorenzo ha fatto una farcia di questi ravioli piuttosto piena e tendente al dolce, cioè di castagne bollite, datteri freschi, in purezza, senza nient'altro. La pasta ripassata nella fonduta. Allora, anche in questo caso, secondo me, con il piatto ci siamo totalmente di gusti. Quindi il ripieno è molto buono.
Qui l'unica cosa è lo spessore della pasta, che è rimasto molto grosso, quindi non ti permette di sentire benissimo il ripieno. Qui con una pasta tirata molto sottile a velo e con un ripieno col dattero e la castagna sta benissimo con il piccante del gorgonzola. Quindi ottima idea, solo la pasta da tirare un pochino, però non è semplice. Io devo dirti che già questo colore a me fa venire proprio le lacrime. Mi piace molto questo colore nel plateau del gorgonzola, della muffa, la muffa, la grande protagonista della cucina romana. Penso che tantissimi formaggi nascono da errori. Sì, infatti, te l'ho detto, come quello mio. Ora che l'ha mangiato, era peperoncino quello sopra? Sì. Fresco? Sì, sì. Ci sta bene pure sto dattero. È un pasto natalizio, dattero. Solo a Natale. Solo a Natale, quelli vecchi, marci, buonissimo. Ma la pasta, si vede che è spessa. Un po' spessa, però gradita pure la pasta. Ce l'hai fatta a cuocere almeno 3 minuti? No. Perché se la pasta è spessa, magari la cuoci un po' di più, diciamo che ti salvi un po'. Ma il gorgonzola è molto generoso, copre tutto, è come l'oro che copre meraviglia molti di cadaveri. Beh, qui lui ha fatto la dolcezza al quadrato, perché la castagna ha un fondo dolce e farinoso ed è essenzialmente dolce, e il dattero è la dolcezza al cubo. Quindi comunque è molto buono, un'ottima idea. La pasta non è... La pasta è spessa, dai. Però in 11 minuti ci sta. Votate velocemente il piatto di Alessandra, che ha fatto i conchiglioni croccanti ripieni di zucca in fonduta di gorgonzola piccante, profumato entrambi alla salvia, che sta benissimo con la zucca tra l'altro, per poi passare al raviolo di castagne e datteri con fonduta al gorgonzola di Lorenzo. Voti tutti uguali, 15 a 12 è il risultato per Alessandra. Quindi tutti 5 per te, tutti 4 per Lorenzo. Tranquilli, pochissimi punti di distanza e soprattutto i voti altissimi. Adesso tocca a me assaggiarli e anche quello lì che hai fatto tu. Un attimo di pubblicità, puliamo e torniamo.